Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulla Nuova TV. Nelle ultime 4 settimane abbiamo avuto solamente un paio di giorni di pioggia, quindi piogge anche piuttosto abbondanti. Si è vista un pochino di neve proprio sulle cime oltre i 1900 metri, sul Sirino e sul Pollino. Neve che poi si è sciolta rapidamente perché le temperature non hanno permesso al manto nevoso di mantenere, pochi centimetri per la verità. E ora siamo tornati in regime di alta pressione, ma già da oggi si nota una maggiore nuvolosità, segno che sta cedendo la pressione in quota, quindi le nuvole cominciano a formarsi e avremo nel corso del fine settimana una perturbazione più che altro diciamo legata a una depressione fredda che da est si sposterà in modo diciamo retrogrado, inusuale, diciamo da est verso ovest e poi verso nord-ovest, farà proprio il giro al contrario di quello che è normale per le perturbazioni. E quindi andrà interessando prima il sud e poi se ne andrà verso il nord Italia, quindi fare, come dicevo, fare il giro al contrario. Vediamo ora la situazione del meteo, del satellite, una situazione che vede molta nuvolosità sull'est europeo e aria molto fredda, purtroppo per i paesi dell'Ucraina si prospettano giornate piuttosto fredde, quelle a venire. L'aria mite invece interessa il nord-ovest, l'ovest del continente, chiedo scusa. Altre perturbazioni stanno sul nord-ovest dell'Europa, la depressione sempre permanente sull'Islanda, invia correnti fredde dalla Groenlandia, vanno a impattare a scontrarsi con aria più mite atlantica proprio in prossimità delle isole britanniche, lì il tempo è piuttosto brutto. Sull'Italia si nota una nuvolosità lungo la catena appenninica, nuvolosità che la rivediamo meglio con lo zoom sull'Italia, ecco, notiamo tutta la parte appenninica, si tratta di nubi innocue, nubi basse, danno origine a qualche isolato fenomeno tra Abruzzo e Molise. E per il resto una situazione di nebbia, già sono presenti le nebbie sulla pianura padana, vediamo proprio quelle nubi ferme proprio nella parte occidentale a indicare proprio la presenza di nebbie che già cominciano a esserci. D'altronde la pressione è piuttosto alta, quindi con la pressione alta l'aria viene schiacciata verso il basso, quindi soprattutto nel periodo freddo, nel semestre freddo, si formano banchi di nebbia, quindi anche persistenti. Vediamo ora con l'ausilio della cartina di Meteo7, vediamo la previsione per oggi. Abbiamo visto una nuvolosità irregolare sull'Italia, anche sulla nostra regione non avremo sconti, ci sarà questa nuvolosità che qua e là diciamo oscurerà il sole, ma nulla di più. Tra l'altro il sole va via presto, ormai con la riduzione, con l'accorciamento delle giornate, ormai tramonta entro le 5, quindi 17, 17, 10, ma non di più. Quindi al massimo una situazione che vede la luce scomparire subito, insomma. E per quanto riguarda le previsioni, ecco, una situazione di tempo variabile, cielo alternato al sole, nuvole alternate al sole, con temperature che sono più o meno un paio di gradi superiori alle medie, le massime, vedete 16 a Potenza, 19 a Matera. Si sono alzate le minime che nei giorni scorsi nelle vallate sono state piuttosto basse, abbiamo toccato anche in alcuni casi 0 gradi, ci sono state le prime gelate, però con la nuvolosità, vedete, stamattina comunque si sono alzate di diversi gradi. Andiamo a vedere la previsione per la giornata di domani, dicevo arriva un peggioramento graduale nel corso della giornata, quindi in mattinata avremo ancora una situazione più o meno accettabile, quindi un tempo buono, discreto, ancora un po' di sole alternato a nuvolamenti che andranno però intensificandosi nel corso delle ore. Questa è la previsione per domani. Una previsione che vede un certo peggioramento un po' su tutta la regione, forse un po' più cospicuo questo peggioramento nel nord della nostra regione. Per quanto riguarda i fenomeni dovrebbero presentarsi proprio verso ora di pranzo, quindi in mattinata, come dicevo, ancora resiste un pochino il tempo, poi verso ora di pranzo, domani arrivano le piogge che saranno piuttosto sparse, come dicevo, a parte un po' la zona forse nord, un pochino più intensa. Le temperature massime scendono per via della nuvolosità, 14 a Potenza, 16 a Matera, minime 7 su Potenza, 9 su Matera, valori più o meno nelle medie stagionali, iniziano a scendere qualche grado, quindi ci avviciniamo alle medie stagionali. Domenica, ecco la previsione per domenica con la cartina di Meteo7, vi dico subito che proprio nelle ultime ore c'è qualche modifica di questa cartina, sembrava che fino a stamattina sembrava che il tempo fosse perturbato per tutta la giornata, gli ultimi aggiornamenti proprio di qualche ora fa ci danno una certa attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata, quindi in mattinata piogge su tutta la regione, quantomeno su gran parte della regione, dopodiché avremo un graduale
miglioramento, almeno sembra secondo le ultime elaborazioni. Le nevicate non mancheranno nella giornata di domenica, questa volta lo zero termico è intorno ai 1700-1800 metri, potrebbe nevicare intorno ai 1400-1500 metri nel caso di precipitazioni un po' più intense, nel caso di precipitazioni debili intorno ai 1700-1800 metri. Le temperature scendono, 12 gradi a Potenza, 13 a Matera, minime anch'esse in diminuzione, 6 a Potenza, 7 a Matera, nessun valore della regione, nessun centro della regione supererà i 20 gradi, tocchiamo i 20 gradi proprio sulla costa tirrenica, sulla costa di Marateo. Questa perturbazione, come dicevo, questa depressione avrà un moto inusuale, quindi andrà invece di andare verso est, andrà verso il nord-ovest, quindi tornerà verso, no, tornerà proprio, andrà dirigendosi verso l'Italia centrale e poi il nord-ovest, quindi avremo un'attenuazione dei fenomeni, un miglioramento nel corso della giornata di lunedì che vediamo. Già dicevo, domenica pomeriggio avremo un'attenuazione dei fenomeni, domenica non dovrebbero esserci precipitazioni, se non proprio nelle primissime lunedì non ci dovrebbero essere precipitazioni, se non nella primissima parte della giornata sulle zone più occidentali, quindi qualche pioggia prevista sulla parte del Potentino che guarda verso ovest, per il resto una situazione di miglioramento con temperature che tornano leggermente a salire dopo la diminuzione del weekend, 15 a Potenza, 17 a Matera. Valori quindi che vanno riportandosi al di sopra delle medie stagionali, a parte la diminuzione che avremo nel weekend. Vediamo infatti col grafico degli spaghetti questa diminuzione, partiamo da temperature che sono inizialmente leggermente al di sopra delle medie, vediamo, vedete, tra domani e dopodomani diminuzione piuttosto sensibile in quota, ecco il motivo anche delle nevicate in montagna, temperature che si porteranno di 4-5 gradi al di sotto delle medie. Da lunedì nuovo aumento delle temperature, da martedì praticamente temperature saranno di nuovo allineate con le medie stagionali. Ricordo, la linea rossa è sempre riferita alle medie degli ultimi 30 anni a 1500 metri di quota in libera atmosfera. Poi le temperature potrebbero addirittura ritornare a salire, ma ci sono molti dubbi perché diversi modelli portano un peggioramento per il prossimo weekend con temperature in diminuzione, vedremo poi se questa tendenza sarà confermata. Il quadro basso del grafico riferito alle precipitazioni ci dà un certo numero di millimetri proprio tra sabato e domenica, poi attenuazione, quindi miglioramento, qualche pioggia si potrebbe ripresentare in modo più concreto tra mercoledì e giovedì, ma naturalmente avremo modo di vedere questo andamento. Non mi resta che augurarvi una buona giornata, un buon weekend, arrivederci, seguimento con i programmi della Nuova TV.